Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. Buongiorno, ben ritrovati, buon martedì dal vostro Andrea Secci, puntuale come ogni, insomma, martedì e sabato. A quest'ora pronto a collegarmi con il vero protagonista di questo programma, ovvero il nostro chef Alessandro Bandoni. Buongiorno Ale. Ciao Andrea, ciao a tutti, ciao a tutte. Come stai? Buon martedì. Buon martedì anche a te. Ti vedo in forma. Sei vestito da prima comunione oggi, però va bene, dai, con il maglioncino. È il mio giorno libero, però sono a fare la disinfezione al ristorante, quindi c'ho il tecnico al ristorante, io sono fuori. Ti vedo che sei in macchina, però per fortuna Luca Pedonese, che cura la parte tecnica, ha stretto un po' il campo, quindi non si vede il volante, ma va bene così. Andiamo subito a collegarci con l'ospite, il super ospite la di stamattina. Si dice sempre ospite, dai Ale, non facciamo... Allora, lei è una food blogger famosissima, la trovate su tutti i canali social, però la devi presentare tu. Cucinama. Elena Formigoni, andiamo sul lago d'Orta questa mattina. Attenzione, perché questa mattina Bandoni si è già bloccato, è già tipo in modalità frame, però lei si vede, si muove ed è informissima. Buongiorno Elena. Ciao, ciao Andrea, ciao Alessandro. Come stai intanto? Buongiorno. Bene, bene, buona giornata. Grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuta sulle frequenze e sui canali social di Radio Nostalgia, visto che molti dei nostri ascoltatori ci sta anche guardando in diretta su YouTube. Allora, Ale, che cosa ci prepara oggi la nostra ospite? Allora, Elena quest'oggi ci prepara dei ravioli di barbabietola, quindi avranno questo colore bellissimo, al gorgonzola. Madonna, che buoni ragazzi, alle 10:30 di mattina c'ho sempre una fame. Andiamo da lei, che Ale oggi è un po' a scatti. Intanto complimenti per la location, perché la cucina è molto molto bella, Elena. Sì, beh, io sono qua in mezzo, il mio regno, insomma. È il tuo set. Da una parte tutta la zona cottura e dall'altra sono quella della convivialità, no? Dove si consumano i pasti. Assolutamente. Allora Elena, vediamo gli ingredienti di questo piatto strepitoso. Allora, piatto molto semplice, per essere una pasta ripiena è un piatto semplice. E ho scelto questo proprio perché anche chi non si è mai avvicinato alla preparazione della pasta fresca vorrei che venisse voglia di cimentarsi, no? Proprio per la facilità e anche la facilità di reperibilità della materia prima. Quindi, passiamo agli ingredienti? Sì, certo, vediamo. Allora, per la pasta 250 grammi di farina 00. 100 grammi di barbabietola frullata, un uovo, un pizzico di sale e la semola per la spianatoia. Certo. Ritorno sugli ingredienti e dico che se uno fosse intollerante, chiaramente la farina la può sostituire con quella senza glutine tranquillamente. Certo. Oppure fare pizzi, no? Un po' di semola e un po' di farina 00. Sai, noi qua al nord usiamo tanto la pasta all'uovo e per noi farina 00 è uova, però tranquillamente si può cambiare l'impasto. Okay. No? Per quanto riguarda la barbabietola, la si può comprare anche fresca, cuocere in forno oppure al vapore, ma se la compriamo nel banco frigo acceleriamo il procedimento. È molto comodo, è sottovuota, già pronta, basta pelarla, la frulliamo, abbiamo la nostra purè, 100 grammi che ci servono. Bandoni è l'idolo delle cose già fatte, non al ristorante, però quando dà un consiglio per casa, Ale dice andate al supermercato e lo comprate. Vero Ale? Vero, verissimo, infatti sono contento che anche Elena vedo che sta dando dei consigli per accelerare. Bene, torniamo da Elena. Sì, sposiamo la praticità, perché io mi rendo conto che la maggior parte delle persone non siamo in lockdown, fortunatamente. No, per fortuna no. Speriamo che non torni e non abbiamo così tanto tempo, no? Però se vogliamo mangiare bene dobbiamo magari accelerare qualche piccolo procedimento, no? Avere qualche ingrediente già portato in mano. Certo. Infatti gli ingredienti per addirittura il ripieno, cosa che preoccupa sempre tutti quando devono preparare la pasta ripiena, noi ho un ripieno di carne, che quindi devi iniziare 2 giorni prima a preparare tutti i lesti, le carne varie, cioè veramente un po' scoraggiante, diciamo. Quali sono poi i ravioli della festa, no? Almeno a casa mia era così, no? Che eccetera, ci mette tutta la famiglia all'opera. Questi sono semplicissimi. Io ho scelto il gorgonzola perché io abito sul lago d'Orta, che in parte è in provincia di Novara, quindi per me Novara è la patria del gorgonzola. Assolutamente. Quindi per me il gorgonzola, allora, lo siamo sì, ovvio, a me fa partire con la salivazione, quindi non so gli altri. Io lo amo, io lo stramo, cioè proprio vado pazzo per il gorgonzola, cioè è una cosa. Io sono invece per quelli cioè?
però appunto il ripieno lo si può anche, a parte fare gorgonzola, noci, gorgonzola, pere, noci, oppure a farcire con un altro, tenere buono l'impasto, se ci piace questo colore della barbabietola, che insomma colpisce e resta molto bello anche dopo la cottura, e cambiare il ripieno, no? In base al proprio gusto personale. Mm-hmm. Beh, allora, no, gli ingredienti li abbiamo visti, però c'è la preparazione. Sì, manca solamente, scusami, il condimento, anche lì facilissimo perché è una fonduta semplicissima con il parmigiano grattugiato e la panna, quindi più semplice di così veramente, oppure si potrebbe usare anche del burro fuso, ok? Burro nocciola, insomma. Elena, sì, panna fresca o panna da cucina? Quella fresca usiamo? Ma anche lì entrambe si potrebbero utilizzare, no? Io sempre la panna fresca in frigo perché, non so, se guardate un po' il mio profilo, io cucino tanto dolci e quindi ho sempre la panna fresca in frigo perché amo preparare i dolci, vabbè, oltre alla pasta fresca, insomma, sono un po', diciamo, le mie due... Le tue due passioni. Ok, allora vediamo gli ingredienti, li abbiamo visti, vediamo come la preparare al volo, ovviamente la teoria, cioè, ovvio. Sì, beh, ma facciamo in fretta a impostare. No, comunque è semplicissimo, basta avere un piano, insomma, un piano di lavoro, oppure se non si ha anche in una ciota, inseriamo i nostri ingredienti, quindi la purea di barbabietola, la farina, la setacciata, l'uovo e il pizzico di sale, si mescola, si impasta per circa 10 minuti. 10 minuti cosa ci serve per impastare così tanto? Per rendere l'impasto bello elastico, no, bello omogeneo, liscio, bello elastico. Poi ce lo ritroveremo tutto poi quando la gusteremo questa pasta, insomma. Poi lo copriamo e lo lasciamo riposare mezz'ora prima di stenderla. Vabbè, quindi... E questo è il nostro impasto. Cioè, dopo mezz'oretta la possiamo tirare. Allora, se abbiamo la macchinetta per la pasta, no? Chi la chiama nonna papera, macchina per la pasta, eccetera, oppure tranquillamente il mattarello, no? Ci sono, non dico di essere come le sfogline, però insomma è abbastanza semplice tirare la pasta. Magari non saremo così veloci per chi non ha tanta manualità, ma si fa. Insomma. Tu, Elena, hai, sì, hai la nonna papera o il mattarello? Io? No, nonna papera, ma anche elettrica. Ah, proprio, vabbè, evoluzione proprio, proprio, va bene, vabbè. Comunque, se non c'avete la nonna papera, c'è il famoso mattarello della nonna, che sempre la nonna ve lo può avere. Minacciava di tirare quando, sì, la si faceva incazzare. Assolutamente, assolutamente. E moglie, Va bene, una volta stesa la pasta va cotta, cioè insomma, quanto ci vuole per cotta? Stesa la pasta dobbiamo preparare tutti i nostri mucchietti, allora, abbiamo gli stampi per ravioli, stendiamo la sfoglia sullo stampo da ravioli, facciamo mettendo un pochino di gorgonzola in ogni incavo e copriamo con l'altra sfoglia. Passiamo il mattarello e ricaviamo i nostri ravioli. Se non abbiamo neanche gli stampi per ravioli, non c'è problema. Lo possiamo fare con un coltello, con una rotella. Mettiamo i mucchietti di gorgonzola sulla nostra pasta, copriamo l'altra sfoglia e ricaviamo, a seconda della forma che vogliamo dare, i nostri ravioli. Possiamo dare anche un bicchiere, per esempio, no? L'importante è far uscire bene l'aria, perché se no in cottura si spaccherebbero, e sigillarli bene perché non fuoriesca il ripieno. Certo. Questo è importante. Okay. Assolutamente. Quindi magari con i rebbi della forchetta si possono schiacciare bene i bordi, insomma. Bene, bene. Ok, e abbiamo fatto. Scusate ragazzi, ma io quando sento parlare di mangiare alle 10:30 della gorgonzola non capisco più niente, io ero già pronto a mangiare, cioè non avevo capito che dovevamo ancora fare ravioli, pensavo, scusatemi, ma la mattina è così, è così. Quindi i ravioli li abbiamo fatti, vanno cotti, quanto ci vuole a cuocerli? Allora, pochissimi, pochi minuti, perché la pasta fresca ci mette pochi minuti, dipende quanto grandi li facciamo naturalmente. Certo. Non facciamo bollire l'acqua salata troppo poco vivo, perché magari li spacca, quindi deve bollire, ma poi deve essere calda, non proprio, sapete, quando c'è proprio la bolla grossa. No, le bolle, ok. Cuociamo i nostri ravioli, ecco, sulla schienatoia mettiamoli con la semola, perché altrimenti poi si appiccicano, Certo, certo. Scoliamo e li condiamo con la nostra fonduta. Fonduta che abbiamo preparato semplicemente scaldando la nostra panna, no? Fresca o da cucina, come il nostro chef diceva Alessandro. Ok, versiamo la nostra panna sul nostro parmigiano grattugiato, scegliamo bene e creiamo questa cremina, insomma, questa fonduta che possiamo aromatizzare anche con la noce moscata. Se piace, perché qua sulle spezie si apre un mondo un po'. Sì, c'è chi ci mette il pepe, chi la noce moscata, chi il pepe. La noce moscata l'amo. Vabbè. Ecco,
Allora siamo a posto. Allora, con la luce moscata, detto lo chef. Va bene. Allora, la ricetta ve l'abbiamo data, la trovate già online in questo momento sul nostro sito. Vi faccio io la grafica oggi, radionostalgia.fm. Io ringrazio la nostra ospite di oggi, Ale. Ringrazia, saluta, perché fai il padrone di casa. Grazie mille, Elena. Cucinama, per chi la volesse cercare su tutti i social, che ovviamente grazie. Invitiamo qua a Marina di Carrara, al ristorante Le Palme, nostra ospite, mia e di Andrea, e del mio socio ovviamente Nicola, se dovesse passare qua sul mare, sei nostra ospite. Grazie, volentieri, grazie, accetto. Grazie Elena per essere stata con noi, Pasticciando con il Bando torna sabato, ciao Ale! Ciao! Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.